Carissimi amici della Pogonatomia, buona domenica, oggi giornata di sbarbata. E oggi una cosa un po' simpatica, così, un'idea, mettendo insieme, diciamo, un po' di elementi, una giornata da battaglia. Perché? Perché ci sono degli strumenti, delle novità che possono, come dire, richiamare, insomma, un clima bellico. Allora, innanzitutto partiamo dalla novità principale. È arrivato, chicca eccezionale, trovata a un prezzo ancora umano. Il Wolfgang Guerriglia, eccolo qua, in tutto il suo splendore, 90 grammi, bilanciati perfettamente. Io l'ho già provato con una barba di un giorno e devo dire che gestisce le Feder, uno di quei rasoi che ce ne sono pochi. Io ricordo il Feder SD2, ricordo il Tatara, ricordo il Rex regolato a 1. Un mezzo, insomma, che gli si Feder in maniera che le ammansisce, le rende gestibili da chiunque. E questo è uno di quei rasoi. Questo è un rasoio eccezionale. Guardate anche la particolarità dello scimmione guerrigliero sul pettine, e il nome appunto Guerriglia, e la particolarità del pettine che non ha i due prigionieri sulla coprilametta, ma li ha sopra sul pettine. Quindi noi cosa andremo a fare? Iniziamo ad armarlo. Arriviamo con una Feder. Questa è una barba di 3 giorni e mezzo, quindi già un barbone. Feder, eccola qua. Feder, e lo andiamo a Feder ha il difetto che hanno tanta colla. Questo è un po', devo dire che pur essendo una lama molto apprezzata, anch'io lo apprezzo per certi versi, anche se la trovo una lama non adatta a tutti i rasoi, ecco, però riusciamo a togliere, ha molta colla, eccola qua, la Feder. Come si monta, come si arma in questa casa? Siamo parlando di guerriglia, quindi si arma. Allora, praticamente andiamo, vedete, con attenzione e un po' di manualità a inserire la lama dentro questi pugni. Poi, con altrettanta attenzione, perché questo potremmo commettere degli errori, si va a inserire il coprilametta dritto. Una volta che è inserito, che è dritto, perfetto, si va a serrare il manico, che è voluminoso ma è vuoto dentro, quindi non pesa moltissimo. Vedete, questa manica in acciaio. E mette il rasoio d'acciaio, chiaramente credo sia credo che sia un 306, non lo so, però insomma è acciaio, questo è l'acciaio. Vedete, la posizione è molto soft, ma in realtà però, come vedete qua, lama c'è, insomma. Rasoio introvabile, cioè io ho avuto veramente fortuna, e se si trova, si trova a prezzi fuori ogni logica. Io ne ho trovato recentemente, guardando uno su eBay, addirittura oltre gli 800 euro, per capire. Io sono riuscito a prenderlo a cifre assolutamente umane, ancora umane, ancora umane. Perfette condizioni, praticamente nuovo. Allora, parliamo di battaglia, il Bombarolo, pennello Bombarolo di Nero Ardesia. Nero Ardesia, guardate che bellezza, un pennello di Ardesia, no? Con il suo marchio impresso, inserito nella base del manico, e questa è Ardesia. Qui siamo molti duetti, però ha la caratteristica di non sentirsi, perché è molto bilanciato in maniera corretta. Quindi, mi scuso per l'italiano terribile, molto bilanciato in maniera corretta non si dice. È bilanciato in maniera molto corretta, ma tira presto, mi perdonerete. Un lato liscio, un lato diciamo più ruvido, per poter impugnare bene questo rasoio. Un ciuffo davvero sintetico e davvero morbido, molto più morbido del normale Tuxedo. Guardate, è ancora asciutto, guardate che morbidezza. Un backbone impressionante, questo ciuffo. Io lo proverei con un montaggio in viso. Restando in tema, diciamo, di guerriglia, di
Spionaggio da spionaggio, allora mi viene in mente Bond. Bond, James Bond, però non è James Bond, però insomma è la crema della marca Bond, polacca, intonsa, eccola qua. Questa è una delle creme polacche più gettonate. Allora, cosa facciamo? Iniziamo subito a raderci, perché qui sennò perdiamo troppo tempo. Acqua calda, bagniamo un po' il viso, quello va bene, 3 giorni e mezzo, forse anche 2 o 4. Nella Rhodesia, per l'artigianale, la crema. Allora noi andiamo a prendere la crema, la apriamo, vedete che ha il suo. Questa è roba che ho preso in Polonia 3 anni fa, addirittura, mai usato, per dire come uno poi alla fine. E andiamo a inserire nel ciuffo un quantitativo giusto di crema. Andiamo a farglielo metabolizzare. Ciuffo ancora asciutto, lo bagneremo dopo. Bellissimo questo blocco d'ardesia, veramente. È bello anche là da impugnare. Nero ardesia. Altro non è nero ardesia. Bombarolo, detto Bombarolo, ecco perché era detto in onore della canzone di André, una canzone di André. Quindi un bombarolo è il guerriglia, che cosa vogliamo di più? Poi c'è James Bond che fa le indagini e fa i segreti, quindi praticamente la guerra è vinta. La guerra contro questa barba di 4 giorni. Allora, questo poi è così pesante che effettivamente è un'arma impropria. Però devo dire che è veramente ben bilanciato, perché guardate come non senta io, voi non potete sentirlo ovviamente, la fatica. Adesso è ancora asciutto, io sto spandendo solo la crema. Adesso iniziamo a bagnare. E qui inizia il montaggio. Guardate che morbidezza. E il sintetico più morbido, devo dire la verità, che io abbia mai testato. Io voglio un po' più di acqua. La crema è molto semplice, è una crema popolare polacca, marca Bond. Va bene, posiamo il nostro pennello bombarolo. Guerriglia, Feder. È un'arma impropria, perché ha avete visto, con una passata sbriciolato praticamente già una barba di 3 giorni e mezzo, 4. Si pulisce anche bene grazie a questi canali di scolo.
La lama non è molto esposta, anzi è addomesticata, ma non è resa inefficace. Anzi, avete visto cosa ha combinato? Ecco qua. Direi che il pelo è andato. Acquatina del rasoio, acquatina del viso e avanti con il bombarolo nella radesia e la crema Bond. Pesante ma bilanciata, questo è importante perché io ho pennelli che pesano meno, ma che dopo un po' stancano la mano e il braccio. Guardate com'è morbido. Siamo di obliquo. Scorre molto bene. E la nostra feder. Falso rovere. Io l'ho utilizzato quotidianamente quando mi è arrivato per 3 giorni di fila con le feder e non mi ha dato problemi. Ovviamente 2 passate erano più che sufficienti, ma anche adesso, io sarei a posto. Io sarei a posto. Ma facciamo un contropelo proprio di rifinitura, tanto per non farti mancare nulla. È liscio, mamma sei liscio. Leggero, leggero. Allora, c'è più niente, non fa neanche più attrito, cioè non. Scivola perché non c'è più pelo.
rifinito e fatto. Apriamo. BBS davvero raggiunto con una facilità disarmante grazie a questo rasoio che, devo dire, prende la Feder e la rende una lametta docile come un cagnolino di 2 mesi, però con i denti di un leone adulto, guardate che perfezione. Perfetto. Eccoci qua. Allora. Dal freezer. Ormai il vizio del freezer, vedete come. Bond, anche qua. Aftershave, questo è lo Speed Master. Mamma mia. Ah, vino gelato. Classicissimissimo. Altro prodotto polacco. Adesso andiamo a ricapitolare il nostro. Allora, partiamo dalla linea Bond. Parliamo di prodotti popolari, prodotti da pochi soldi venduti in Polonia nei negozi di cosmetica, nei grossi negozi di cosmetica, però di qualità, cioè nel senso che comunque la crema sul suo mestiere lo fa. Qui c'è scritto praticamente che la crema che contro l'irritazione, solita cosa. Il dopo barba è molto classico, classico dopo barba anni 80. Voglio dire, per quello che costa, non mi pento di averli comprati. Cioè, però stava bene, come dire, abbinarli evocando James Bond, che poi non, con questa vasatura, diciamo, da battaglia. Ecco. Comunque, devo dire, soddisfatto di entrambi, chiaramente collocateli nella loro fascia, cioè non stiamo parlando di prodotti di grandissima elite, però stiamo parlando di prodotti comunque che funzionano e che vanno benissimo. Pennello nero Ardesia Bombarolo, con questo ciuffo sintetico che è veramente impressionante come morbidezza. Allora, è un pennello importante come peso. Importante come dimensione, anche non è un pennello piccolo. È un pennello artigianale fatto da questo ricavato con un manico ricavato da questo blocco di ardesia nera, quindi da cui anche il nome nera ardesia. La cosa più impressionante è stata, da un lato, la morbidezza del ciuffo, veramente il sintetico più morbido che ho mai provato. Dall'altro, anche guardate come si apre bene, no, dall'altro, nonostante il peso e l'importanza dell'oggetto, la maneggevolezza. Questo è una qualità, perché io con altri pennelli, ripeto, meno pesanti, faccio fatica magari. Con questo non ho fatto fatica a fare un maneggio, ho voluto provarlo in viso, apposta per dire, vediamo un po' come si comporta sul montaggio in viso. Va impugnato ovviamente dal lato ruvido per evitare che scivoli, perché questo potrebbe rompersi, comunque è una pietra, voglio dire, e sarebbe un grande peccato. Insomma, un prodotto regionale italiano ottimo, e niente, non c'è nient'altro da dire, veramente un prodotto di qualità. Come di qualità, ragazzi, il Guerriglia. Il Wolfman Guerriglia. Qui stiamo parlando di livelli top, del top. Alcuni sostengono giustamente che la ditta sia un po' snob, cioè che effettivamente produca pochissimo e non mette a disposizione i suoi prodotti. Può essere anche vero, perché io l'ho comprato, infatti questo qua,
su un'asta online e ho avuto molta fortuna, ripeto, molta fortuna di trovarlo a un prezzo elevatissimo, ma ancora accessibile. Ma ancora accessibile. I Wallman sul mercato hanno prezzi che addirittura superano i 1000 euro su eBay. Andate a vedere su eBay, ce ne sono alcuni a 1000 euro. Voglio dire, non discuto, cioè, il prezzo è sempre qualcosa di discutibile e opinabile. Cioè, c'è gente che dice: ma io non spenderei neanche 200 euro per un rasoio, no? Perché che mi serve? Io uso il mio Edwin Jagger e ottengo i risultati. Sì. Però per un collezionista, per chi ama determinati rasoi comunque particolari, questo effettivamente è una chicca. Io sono contento di averlo acquistato e mi sento fortunato di averlo trovato a questo prezzo. Comunque, ripeto, mi ha permesso di poterlo acquistare perché oggettivamente nemmeno io spendo 800 euro per un rasoio, almeno per ora non l'ho mai spesi. Però effettivamente è un pezzo molto particolare, funziona benissimo. Avete visto che con la passata lunga Feder porta via tutto senza neanche creare un problema, un taglio, niente, insomma. Quindi, questo è quanto. Io vi saluto, vi auguro buona domenica e grazie a tutti quelli che partecipano al canale Telegram, che lo animano. Io in questo periodo ho una nuova attività, quindi ho molto meno tempo per poter partecipare, quindi chiedo scusa se non partecipo tutti i giorni, se non partecipo sempre, ma per fortuna. Insomma, mia e per sfortuna, diciamo, della pognatomia, ho questa nuova attività, quindi devo impegnarmi, molto impegnato, molto sul pezzo, quindi il tempo è meno. Però la rasatura, ovviamente, la domenica è sacra. Buona domenica a tutti, buona barba a tutti.